Decisamente seduti si sta meglio, però la televisione è in movimento. E sono seduto qui in questo studio antico della parrocchia di San Nicola in Torre Maggiore e mi viene la tentazione, no, di pontificare, ma torniamo con i piedi per terra e a vedere le mie meschinità, le mie incoerenze dinanzi all'amore che Dio per me ha ogni giorno. E abbiamo visto come questa coscienza della propria piccolezza, della propria fragilità, mi porta a fare esperienza della tenerezza di Dio. Maria lo dice bene nel canto del Magnificat. Dio ha rivolto il suo sguardo su me, che sono la più piccola. E quando io mi sento amato nelle mie fragilità, mi sento perdonato nei miei peccati da Dio, come posso non amare, non essere tenero verso i fratelli e le sorelle che anche mi possono ferire, offendere, fare dei torti? Vi è un altro trucchetto, sapete qual è, per poter vivere in maniera serena con gli altri e con se stessi, per poter vivere in maniera evangelica con gli altri e con se stessi, è l'autoironia. Il sapersi prendere in giro è un grande segno di maturità umana, io aggiungo anche cristiana. Il saper ridere dei propri errori è un grande segno di maturità, perché dimostra la mia, non solo la conoscenza delle mie piccolezze e della mia fragilità, ma dimostra anche in fondo la mia voglia di cambiare. Allora voglio chiudere oggi leggendovi quello che il padre Pierre Descovemont, che è l'autore del libro Signore non ne posso più, che ci sta accompagnando in questo percorso spirituale, scrive. Dice: quando lui non finisce il suo lavoro, mi dico che è pigro. Quando io non finisco il mio lavoro, è perché sono troppo occupato. Quando lui parla di qualcuno, è maldicenza. Quando lo faccio io, è critica costruttiva. Quando lui insiste sul suo punto di vista, è un testardo. Quando io insisto sul mio punto di vista, è fermezza. Quando lui ci mette del tempo per fare qualcosa, è lento. Quando ci metto del tempo io per fare qualcosa, sono accurato. Quando lui è gentile, deve avere un secondo fine. Quando io sono gentile, sono virtuoso. Quando lui è svelto nel fare qualcosa, tira via. Quando sono svelto io nel fare qualcosa, sono abile. Quando lui fa qualcosa senza che gli venga richiesto, si occupa di ciò che non lo riguarda. Quando faccio io qualcosa senza che mi venga richiesto, sono una persona d'iniziativa. Quando lui difende i suoi diritti, è un pretenzioso. Quando difendo io i miei diritti, mostro carattere. Meditiamo. Riconosciamo questa verità, giudichiamo sempre in maniera diversa l'altro da me, anche se facciamo gli stessi gesti e gli stessi errori. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!